L'anno scorso, non so, quasi fino a gennaio ho giocato anche le prime due o tre partite di gennaio, poi il mister aveva fatto altre scelte e non so, mi aveva messo un po' da parte, non saprei qual è il motivo ben preciso, anche perché prima di gennaio avevamo fatto benissimo e io avevo anche giocato, quindi non penso di aver fatto male. Però vabbè, quelle poi sono scelte tecniche. Quest'anno invece sto giocando, sì, per comunque un merito, perché comunque quando si gioca un tuo merito c'è sempre, però anche grazie comunque degli infortuni che ci sono. Sì, esatto. Adesso sto giocando perché manca qualcuno, però il mio obiettivo è quello di fare bene in queste partite che non ci sono gli altri per dimostrare al mister che quando ci saremo poi tutte può contare sempre su di me, anche se ci sono anche gli altri. Io mi vedo che devo fare ancora qualche esperienza in Serie B. E il mio obiettivo è quello poi di giocare ai massimi livelli in Serie A. Quello è il mio obiettivo, il più presto possibile. E si vede anche dal gioco in campo e dai risultati che stanno venendo. E uno dice due vittorie, due autogol, sembra tutto, però la fortuna poi te la crei, nel senso non viene tutto, non è fortuna secondo me. E quindi c'è un momento che stiamo facendo bene, adesso ci sono altre partite importanti che sono tanti scontri diretti per la salvezza. E quindi il periodo nostro adesso, dobbiamo sfruttarlo al meglio. Sì, è positivo perché abbiamo aggiunto, secondo me, col cambio dell'allenatore dei carichi in allenamento che secondo me sono giusti, nel senso il carico di allenamento giusto, però non eravamo abituati, secondo me. E quindi ci stiamo adattando e adesso i risultati stanno venendo fuori. Ma Modena, come trasferta non è una trasferta facile. Loro l'ultima partita l'hanno persa, mi sa 2-1 a Cagliari, sì. Quindi in casa loro vogliono fare risultato. Questo è un campionato dove tutte le squadre in casa vogliono sempre, danno sempre quel qualcosa in più. Quindi andare a giocare fuori non è mai facile. Però noi siamo in un momento buono e penso che dobbiamo andare a vincere, dobbiamo andare a Modena per cercare di vincere. Dobbiamo cercare di andare a fare risultato positivo anche fuori casa, senza paure o qualcos'altro.